Andiamo, intanto la regia ci mostra un replay, vediamo. Mugelli. Si tratta di un'uscita, sì, Max Mugelli, sì, che militava in undicesima posizione, che sulla pista di casa commette un errore. Mugelli, come scherza lui stesso, un pilota toscano di grande spirito, è nato qui proprio a pochi passi dal Mugello, quindi pilota di casa che comunque mi sembra abbia potuto riprendere la pista. Intanto sì, ci sono ancora due giri perché il tempo ancora non è scaduto, quindi scadrà nel corso di questo passaggio e poi ci sarà ancora un altro giro. Salvatore Tavano, che ricordiamo è campione, è stato campione della super produzione, ha corso nel UTCC, quindi a livello internazionale, ha fatto gare di diverso tipo sulle ruote coperte, prima ancora aveva corso in Formula, vice campione italiano di Formula 3, e da 4 anni aveva smesso di correre, ha iniziato invece quest'anno dopo aver iniziato a lavorare in Seat Motorsport Italia come responsabile degli istruttori. Abbiamo visto uno pneumatico tra l'altro per fortuna fuori traiettoria, e ora vediamo che alla, si può dire, quarta gara, ecco, lo pneumatico è di Mugelli, ecco per quale motivo poi Mugelli sì, prima alla San Donato, infatti secondo sì, me è uscito perché aveva un problema. Sì. Quindi ecco, attenzione all'attacco di Baldan che prova, vuole la doppietta di questa stagione, la seconda vittoria Baldan con la Hyundai di Pillen Competizioni, mentre Salvatore Tavano non ha ancora assaggiato il gradino più alto del podio in questa stagione, ci sta provando, ce la stanno mettendo tutta con trepidazione dal muretto box di Seat Motorsport Italia. Si segue la gara che sta per concludersi, staccata della Bucine, e vediamo se il gioco delle scie potrà dire qualcosa. Ma c'è un altro giro ancora, c'è un altro giro perché il tempo è scaduto adesso, quindi ancora un giro per questa bellissima gara che vorremmo non finisse mai, ma i piloti sicuramente sì, Tavano sicuramente vorrebbe che finisse subito, Baldan forse anche un altro paio di giri, sì. Vediamo, è chiaramente sempre tutto molto soggettivo. Hanno dato 4 secondi e mezzo a Scalvini, che è in terza posizione. La regia giustamente ci regala le immagini di questo duello spettacolare TCR Italy, che davvero non delude mai le aspettative quest'anno, più che mai, con tante vetture al via, con tanti piloti prestazionali che puntano alle zone alte della classifica. Salvatore Tavano chiude la porta ad ogni attacco di Nicola Baldan, che ci prova in tutti i modi. La Cupra ufficiale davanti alla Hyundai di Pitlane e Competizioni, con Salvatore Tavano che si mantiene davanti al campione in carica Nicola Baldan, che ci prova adesso all'esterno, affiancati i due, ed è al cardiopalma. Una gara incredibile dal circuito del Mugello in diretta, ultimi metri, chiude ancora davanti Tavano, incrocio di traiettorie, vietato ai deboli di cuore. TCR incredibile, Acisport ha fatto un lavoro incredibile nel realizzare un'edizione straordinaria del TCR Italy. Che conflitto davvero interessante in ogni gara, con protagonisti diversi ma sempre estremamente emozionante. Questa volta i protagonisti sono loro, Salvatore Tavano e Nicola Baldan. Vediamo come finirà questa sfida al photo finish. Giù l'acceleratore tutti e due, ed è un finale al photo finish, bandiera scacchi. Dovrebbe essere Tavano. Dovrebbe Tavano, qui ci lo dicono, per 43 millesimi. E Scalvini in terza posizione, è incredibile. Che gara, Tarcisio Bernasconi che va ad abbracciare
la sua squadra, i suoi uomini, tutti coloro che hanno reso possibile questa vittoria. Nicola Baldanne ci ha creduto fino all'ultimo, bravissimo il campione in carica, 43 millesimi. Con Scalvini a 3 secondi e 3, Pellegrini a 8 secondi e 6, quarta posizione. Greco, vediamo cosa succede anche dietro, scusateci amici da casa, ma un altro pneumatico. Abbiamo seguito questa sfida in modo davvero... Qui abbiamo un problema per un altro dei piloti che abbiamo visto che aveva forato, credo che sia... Deve essere Tellung. No. Poteva essere, adesso vediamo, vediamo come se dalle immagini ci arriverà un qualche informazione in più. Intanto, per quanto riguarda il trofeo DSG, Matteo Greco vince, quindi doppietta per Seat Motorsport Italia con le Cupra ufficiali. Ma qui vedo con ecco, vediamo cos'è. C'è stato, io ho visto Tavano che procedeva, c'è stato un contattino. Sì, c'è stato un contatto. Vediamo. E questo è l'arrivo al photo finish. E arriva la segnalazione che non c'è nessun provvedimento per il contatto tra Tavano e Baldanne. E qui invece vediamo. A me sembra. Qui è sì, Tellung. Sì, sì, sì. Sì, Tellung. Alessandro Tellung. Che ha avuto un